tutto nero, nemmeno è tutto nero, nemmeno è tutto nero, nemmeno è tutto nero. È bello ricevere questo premio a 36 anni, però io volevo dire un'altra cosa dentro. Volevo dire che a 36 anni prendere questo premio è importante, perché comunque ci dà la forza di andare avanti, però c'è anche da dire che se io a 36 anni prendo il premio per l'atletica, significa che dietro non c'è niente. Un'osservazione amara quella di Saverio Giardiello, 36 anni, atleta della Montemiletto Runners, miglior tempo della provincia nei 1500 metri e terzo in tutta la regione. L'atletica leggera in Campania è abbandonato quasi a se stessa, sono pochi i ragazzi che vi prendono parte, ma soprattutto è quasi nullo il numero di persone che la segue. In Irpina uno dei poli più importanti è sicuramente quello di Pietro Carpenito, che da sempre cerca di far appassionare i giovani alla disciplina e nonostante le scarse risposte continua, imperterrito, a portare avanti il suo progetto Montemiletto Runners. Ma forse questo scarso interesse può essere figlio anche della mancanza di una vera e propria struttura dove poter praticare la disciplina, dato che quella del CONI, all'apparenza funzionante, presenta delle mancanze che impediscono agli atleti il corretto svolgimento degli allenamenti, dallo stato pietoso della pista a quello igienicamente discutibile degli spogliatoi. La struttura ha un ruolo fondamentale sia perché funge da luogo d'allenamento, sia perché potrebbe far da vetrina e appassionare i giovani e invogliarli a vivere uno sport che non sia il calcio o il basket. Sulla problematica relativa all'impianto finalmente sembra uscire uno spiraglio di luce, perché grazie alle Universiadi del 2019 il campo CONI verrà finalmente rimesso in sesto. Infatti per la sistemazione dell'impianto saranno stanziati circa 900.000 euro dei 2 milioni e mezzo indirizzati a tutte le strutture avellinesi. Una svolta per lo sport avellinese, ma soprattutto per l'atletica leggera, che finalmente potrà avere un vero e proprio quartier generale dove poter svolgere i propri allenamenti.